Luca Pellicori ha avuto per lungo tempo una vita criminale, fin tanto che non ha deciso di collaborare con la giustizia. Ha dato un contributo eccezionale con il proprio propalato. Era profondo conoscitore dei traffici posti in essere dalla consorteria. Legatissimo al boss Marco Perna. Figlio a sua volta del capo storico Franco Perna, ormai detenuto da diverso tempo. Ed è emblematica questa storia. Perché ha deciso di pentirsi quando è arrivato all'apice della sua carriera criminale. Il collaboratore di giustizia non si può generalizzare per dire che, che si pentono realmente o non si pentono realmente delle malefatte. Dal tradimento alla redenzione, tradisce perché tradito. Dalla donna che amava, dal suo amico fraterno, che era anche il suo boss. Parliamo di Luca Pellicori, metafora del pentitismo 2.0. E questo è uno spaccato di storia criminale che racconta un'altra 'ndrangheta. Un'andrangheta disvelata dal profluvio dei collaboratori di giustizia. Ci si rese conto che non si rispettavano i patti. A questo punto l'alternativa era o riprendere le armi oppure cominciare la collaborazione con la giustizia. E qualcuno ha preferito questa seconda via. Cosenza, anno 2020. La guerra di 'Ndrangheta per il controllo del territorio, da quando nel 1977 qui fu ammazzato il boss Luigi Palermo, nei fatti non è mai finita. Centinaia di morti ammazzati. Boss, killer, picciotti. Ma anche vittime innocenti, come Santo Nigro. Si rifiutò di pagare il pizzo e fu freddato la sera del 18 novembre 1981. Quasi 40 anni dopo vengono arrestati i suoi assassini, grazie alle rivelazioni dei collaboratori di giustizia. L'epoca dell'omicidio Nigro è l'81, nell'86 è avvenuto quello che è stato definito il Blitz de Rose, no? A seguito di un duplice omicidio, quello Lenti-Gigliotti, in cui ad una delle due vittime venne addirittura tagliata la testa per far parlare l'altro. A seguito di questo Blitz comincia un periodo di pace. Un periodo di pace dove iniziano le prime confederazioni, fino ad arrivare alla fine degli anni 90, all'avvento degli zingari. Le guerre di mafia e gli omicidi di ieri consegnano la Cosenza criminale di oggi, dominata da una criminalità organizzata più simile alla camorra napoletana o alle batterie romane degli anni 70, che è la 'ndrangheta che impera nel resto d'Italia e del mondo. Se queste persone non sono la 'ndrangheta, a livello di comportamento, a livello di modo di fare, possono essere anche peggio della 'ndrangheta. Cosenza assomiglia molto, la criminalità cosentina, alla criminalità, diciamo, camorristica, dove le organizzazioni tendono più che altro
a gestire le piazze dello spaccio che a Cosenza è particolarmente rilevante. La potremmo definire una mafia 4.0, laddove ci sono dei gruppi che cinematograficamente potremmo associare a quelli che noi vediamo nelle serie TV, la più importante è Gomorra, dove ognuno si organizza nel proprio quartiere e dà vita ai propri traffici criminali, ma non per questo meno pericolosi, chiaramente. Sono poi, nel modo in cui operano sul territorio, violente più delle organizzazioni ndranghetiste, capaci di gestire il territorio in termini assolutamente più feroci e quindi estremamente più pericolose sotto il profilo dell'ordine pubblico. Forse non ha capito. Sì, hai ragione. Bravo. No, io non digno ragione, io ti vigno un po' culo. Io domani mattina alle 8, signor Gianni, a casa tua con una mazzetta e 5 kg che ti rompi le noccia. Mo ti dico una cosa, mo stasera piglia e pigliami. Perché se no domani mattina ti faccio male. Il 12 novembre del 2015 scatta l'operazione denominata Apocalisse. I carabinieri arrestano la gang guidata da Marco Perna, erede del superboss a 41 bis Franchino. Una figura, quella di Franco Perna, la cui crudeltà assunse col tempo e nei processi le dimensioni di un'amara leggenda. La leggenda di Franco Perna nasce, così almeno raccontano gli albi giudiziari, con una rapina in gioielleria, in cui per penetrare in questa gioielleria lui sfonda il muro del locale a testate. Da lì nasce, ecco, il mito della forza sovrumana di Perna, che poi troverà sublimazione in uno dei delitti più importanti avvenuto nel 1980, che è quello di Armando Bevacqua. Bevacqua Armando, figlio naturale dello Zorro, era il capo degli Zingari. E Bevacqua Armando aveva una capacità criminale importante, tant'è che alla morte dello Zorro lui pretende di ricoprirne il ruolo e viene ucciso all'interno del suo gruppo. Sempre i pentiti raccontano che prima di essere ucciso Bevacqua fu tramortito con un pugno al cuore datogli dallo stesso Perna, che poi lo finisce con un colpo di pistola sempre al cuore, dicendogli le parole «Io ti ho creato, io ti distruggo». L'operazione Apocalisse spezza la continuità generazionale e disarticola uno dei gruppi più radicati a Cosenza nel sistema dello spaccio di droga e delle estorsioni. Luca Pellicori è il braccio destro di Marco Perna e del capo custodisce Libromastro e Segreti. I due sono cresciuti insieme nel quartiere di Serra Spiga e sono amici da sempre. Hanno condiviso tutto, anche il carcere. Pellicori, però, non avrebbe mai accettato di condividere col suo boss ed amico la donna che amava. Un giudizio di valore è un pentimento che io reputo autentico, autentico in radice, perché è mosso anche da motivi personali. Ha trovato un telefonino, un dispositivo cellulare che era quello della ex compagna, lì ha sostanzialmente scoperto e venuto a conoscenza di una relazione extraconiugale tra la sua ex compagna e il suo capo, Marco Perna. La scoperta di un doppio tradimento, rabbia, paura, la decisione di chiudere con il passato. Una scelta spontanea e dolorosa, quella di Luca Pellicori, che perderà per sempre la sua famiglia.
Pellicori ha scritto dal carcere, una lettera che io ritengo molto, molto toccante, molto profonda, nella quale lui ha parlato delle conseguenze che ha avuto il suo pentimento. Le conseguenze del suo pentimento sono legate al fatto che lui non ha più potuto incontrare i figli, perché, come spesso accade, il pentimento comporta anche delle fratture familiari. Consideriamo che egli ha 3 figli minori, ne parla anche nella lettera, che egli purtroppo non può incontrare. L'altro giorno leggevo su Facebook di Luca Pellicori che mi ringraziava perché dice che se non avesse fatto quella scelta probabilmente non si sarebbe salvato. Sull'atteggiamento personale dei collaboratori di giustizia devo dire che mentre alcuni sposano la causa dello Stato, alcuni prendono l'opportunità di collaborare con la giustizia come un'opportunità per cambiare vita e passano realmente dall'altra parte. Altri effettivamente lo fanno solamente perché ne hanno un tornaconto personale, perché magari sono stati condannati all'ergastolo o comunque rischiano di essere a loro volta uccisi e quindi o perché hanno perso potere. Egli ha comunque deciso di continuare a dare un contributo. E allora, se non è autentico questo, io ritengo, sfido chiunque ad indicarmi quello che può essere un pentimento sincero, vero e dettato da motivi più profondi di quelli che possono essere la semplice convenienza ad ottenere dei benefici in termini di carcerazione, trattamento carcerario o sconti di pena in genere. Pronto? Buonasera. Sì. Allora, yeah. Un buon pomeriggio. C'è un buon amico che oggi pomeriggio è in prigione per la buone consiglie. Sì. Riguardo la sua costruzione, di chi era messere, trovatemi un buon amico, vicino a voi, a Cossè, stiamo tutti tranquilli. A Cossè mettiamo ancora a far piazzare all'amico che la vita a fianco, no? Ma chi è, scusa? Allora tu trovate un buon amico che è un territorio di Renna. E pochi ne signori ti interessa. E ti darà buoni consigli. Ma per fare che? Per fare che ti metti a disposizione tutte le costruzioni che state facendo, non mangiate solo perché va a fucare. A questo evitano pure che fanno un danno a un candiere, l'amico che te ne affianco un disgatto, no? Quindi, una figlia di troppa legge, primo gatto. Ma non ne possiamo parlare. Certo, ma ti mancano i modi dell'intelligenza che trovano un buon amico in Giarenna. E tu ti spiegherà lui. Tu non ti mancano i modi. Ok? Ma guardate, vediamone, no? Parlando di un padre. Non ti preoccupate, voi sapete come a te rintracciare la legge. Una buona serata. I pentimenti più o meno eccellenti della 'ndrangheta cosentina generano un'ondata di arresti e maxi operazioni e consentono di decifrare i nuovi assetti della malavita. Oggi divisa su 2 fronti, quella degli italiani e quella degli zingari. Inizia una nuova stagione per il crimine cosentino, che è quella della pace. È quella in cui i gruppi italiani e quelli nomadi si uniscono con una bacinella unica. Per esempio l'operazione Rango Zingari ha dimostrato che quantomeno fino al 2012, 2013, anche una parte del 2014, la bacinella era unica e venivano divisi i proventi. Subito dopo il 2014, dopo l'operazione Rango Zingari, c'era stata una recrudescenza, una divisione dei due gruppi, ma nell'ultimo periodo erano tornati assieme a dividere i proventi delle estorsioni, dell'usura, del narcotraffico, anche della cocaina. Nuovi boss emergono sulla scena locale. Thank you.
13 dicembre del 2019 scatta il blitz Testa del Serpente. Segue Apocalisse, Nuova Famiglia e tante altre grandi e piccole operazioni che avevano portato a disarticolare i vecchi assetti e in carcere gli storici padrini. Dal super latitante Ettore Lanzino a Francesco Patitucci. Vengono fermati, tra gli altri, i nuovi presunti capi dell'Andrangheta cosentina. Ecco Roberto Porcaro, giovane e rampante boss degli italiani, e Luigi Abruzzese, il nuovo capo della famiglia degli Zingari, quella detta dei Banana, che hanno imposto il loro predominio dopo un episodio spartiacque nella storia del crimine cosentino, l'omicidio di Luca Bruni, erede del clan Bella Bella. Riesce a ritagliarsi un ruolo importante Michele Bruni, ma anche lì i suoi propositi di crescita vengono stroncati da una morte prematura, avvenuta stavolta non per cause violente, bensì per causa di un male incurabile. Il figlio di Bella Bella, Michele Bruni, era un criminale di notevolissimo spessore, che si è reso protagonista di una serie di fatti di sangue importanti, ma che era riuscito a costruire una rete assolutamente forte, sia sul territorio che fuori. Con la sua morte si apre una nuova disputa per la successione. A rivendicare il trono è il suo fratello Luca Bruni, ma anche qui i suoi propositi vengono stroncati nel sangue. Bruni viene attirato in un tranello da alcuni suoi fedelissimi, o meglio persone che lui riteneva tale. Viene ucciso e il suo corpo viene sepolto. E con l'omicidio Bruni si stringe il patto di ferro tra gli italiani e gli Zingari nel momento in cui nasce la Confederazione Rango Zingari. I resti vedranno la luce solo 2 anni più tardi, siamo già nel 2014, grazie alle indicazioni di uno che ha partecipato alla sua esecuzione, Adolfo Foggetti, che si pente e porta i carabinieri sul luogo dove c'è la tomba di Luca Bruni. Si apre una nuova stagione, che è quella dei nuovi pentiti. L'omicidio Bruni è così importante, e che sia così importante, documentato anche dal fatto che ci sono state tutta una serie di procedimenti, anche nella parte della Testa del Serpente, nell'ultima operazione, c'è una parte che è dedicata all'omicidio Bruni, perché prima vennero individuati gli esecutori materiali, poi i mandanti e poi alla fine tutta quella parte di soggetti che hanno comunque aiutato mandanti ed esecutori materiali a porre in essere quell'omicidio, tra cui i componenti della famiglia Banana. Tutti gli altri gruppi criminali hanno aderito in qualche modo a questo patto che prevedeva la morte di Luca Bruni, per il fatto che temevano che Luca Bruni, una volta uscito dal carcere, potesse in qualche modo rifondare il gruppo Bella Bella, che era molto legato a quello degli Zingari. E quindi la parte degli italiani e la parte degli Zingari hanno tutti assieme cospirato per portare alla morte di Luca Bruni. Quello effettivamente è un primo spartiacque, forse quello fondamentale delle organizzazioni criminali cosentine dell'epoca più recente. Nel caso del rapporto tra Pellicori e Falvo, devo dire che sin da subito, anche in maniera dura, si sono stabiliti i limiti che ciascuna delle parti doveva avere, però questo non ha impedito di creare un rapporto sincero, collaborativo e devo dire anche di grande pregio investigativo, perché ha consentito, secondo me, di dare alla direzione distrettuale antimafia delle informazioni di notevole interesse
e che hanno consentito, soprattutto in un processo come quello Apocalisse, di basare le condanne quasi interamente, almeno in primo grado, sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in primis Luca Pellicori. Il grande valore dei magistrati e della polizia giudiziaria. Ma scoprire gli autori di crimini efferati e i segreti dei clan sarebbe stato difficile, se non impossibile, senza il contributo dei collaboratori di giustizia, per alcuni dei quali, destinati al carcere o meno, significa perdere tutto ciò che gli resta. Arrivato sul territorio ad occuparmi, oltre al territorio di Vibo Valenza, il territorio di Cosenza, mi misi a studiare quella che era la storia delle organizzazioni criminali cosentine. Una storia particolarmente terribile, che non conoscevo fino in fondo. Mi sono reso conto che c'erano tutta una serie di casi di omicidi seri che erano maturati in ambienti in cui c'erano stati tanti collaboratori di giustizia che erano stati sentiti, avevano riferito di fatti gravi su quelle vicende e che erano rimasti irrisolti. Uno di questi, forse il più datato di tutti, è quello per il quale poi chiesi la misura cautelare poco prima di andar via dalla procura di Catanzaro, che è stata emessa nei giorni scorsi, proprio l'omicidio di Santonico. Erano gli albori della criminalità cosentina, quando si organizzavano per contrastare i clan rivali e fu, credo, uno dei primi casi in cui una delle vittime venne uccisa in modo esemplare. Cioè, Santonico è stato ucciso all'interno del suo esercizio commerciale per il fatto che non si era piegato al pagamento del pizzo. E questo in quel periodo, in quel preciso momento storico, alla Cosca, che era la Cosca Pranno, non poteva star bene perché dava il cattivo esempio a tutti gli altri. E quindi per affermare il dominio sul territorio decisero di eliminarlo. Poi a questi omicidi risalenti nel tempo ce ne sono stati diversi altri per i quali è stata avanzata misura cautelare, sono stati individuati gli autori, arrestati, qualcuno anche condannato.